Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Bentrovati, eccoci all'appuntamento con Occhio alla truffa ed è con me Riccardo Sartoris. Ciao Riccardo, bentrovato. Grazie, un buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Oggi vogliamo parlare di giocattoli, anche perché, insomma, ridendo e scherzando è quasi Natale, quindi i giocattoli per i bimbi verranno come sempre acquistati in grande quantità, ma è molto molto importante acquistare giocattoli sicuri, soprattutto nella fascia d'età fino ai 3 anni. Ecco, come mai è così fondamentale questa sicurezza e dove si nasconde la truffa? Sì, allora, i giocattoli per la maggior parte sono prodotti all'estero e in particolare in Cina, ma non per questo sono giocattoli non validi. La questione è che questi giocattoli, per poter essere commercializzati sul territorio europeo, devono rispettare degli standard di sicurezza. La famosa marchiatura CE, che vediamo un po' dappertutto, è proprio il sintomo del fatto che questi giocattoli sono prodotti con le normative europee in materia di sicurezza. La truffa sta nel fatto che questa marchiatura può venire apposta senza che effettivamente ci sia la sicurezza nel giocattolo. Cioè, stai dicendo che è una marcatura contraffatta? Esatto. Non solo viene apposto il marchio non essendoci questa sicurezza, ma addirittura viene contraffatto il marchio. Infatti il marchio CE deve avere delle caratteristiche ben precise, cioè la lettera C e la lettera E devono essere fatte in un certo modo. Sono in forma semicircolare e soprattutto devono essere distanziati in un certo modo. Quindi è importante che ci sia la marchiatura CE, ma è importante che questa marchiatura sia effettiva. Come possiamo capire se questa marchiatura è effettiva? Dobbiamo vedere se il giocattolo ha delle caratteristiche ulteriori, cioè se è fatto con materiale plastico di un certo tipo, e quindi se contiene ingredienti. Attenzione, anche il giocattolo deve avere la lista degli ingredienti, e quindi se il giocattolo è fatto in plastica, in PVC, in plastica alimentare, soprattutto per quanto riguarda la fascia 0-3, quindi materiale non tossico, perché i bambini, sappiamo, in quella fascia 0-3 tendono a mettere in bocca il giocattolo, e non deve avere delle parti staccabili, non deve avere delle parti piccole che possono essere rotte e quindi ingerite, e quindi in qualche modo deve avere delle caratteristiche anche visive che tutti, a prescindere dalla marchiatura, possono vedere. Se non si è sicuri del fatto che il prodotto ha quelle caratteristiche, non compratelo, non potete risparmiare sulla pelle dei vostri bambini, quindi piuttosto acquistate meno giocattoli, ma giocattoli sicuri. Assolutamente, soprattutto appunto, come dicevi, ma ci tengo a ribadirlo, quando parliamo della prima fascia d'età, che è quella veramente più pericolosa, perché è un attimo ingerire un pezzettino di plastica che si è staccato da un giocattolo che non è a norma, diciamo. Assolutamente, piuttosto acquistate in negozi sicuri, in negozi che frequentate abitualmente, non andate nei posti dove la roba è a poco prezzo, ma non per sminuire questi posti e anche i prodotti che vengono venduti, ma perché c'è più rischio di trovare dei prodotti non a norma. Dov'è che è più facile incorrere in prodotti non a norma, Riccardo, secondo te? Adesso, senza voler puntare il dito su una certa tipologia di negozi, però chiaramente il supermercato classico cinese è comunque una categoria a rischio, perché importano direttamente e c'è il rischio che qualche controllo scappi. Considerate che le importazioni dalla Cina sono una quantità enorme e non tutti però riescono a essere controllati queste importazioni, quindi molta merce scappa, viene poi sequestrata, vengono delle indagini successivamente. Sequestri nei negozi sono abbastanza all'ordine del giorno, però purtroppo qualcosa scappa, quindi io dico fate attenzione, andate nei negozi sicuri, acquistate dei marchi conosciuti, ci sono tanti marchi che comunque producono anche in Italia o comunque attraverso dei controlli italiani, pur essendo prodotti fuori in Cina,
o in Europa. Quindi adottate un'accortezza maggiore in considerazione del fatto che sono comunque i vostri figli, quindi dovreste proteggerli invece che buttarli sul mercato dei consumatori. Assolutamente. Riccardo, le regole che vincolano la sicurezza in materia di giocattoli sono uguali in tutto il mondo oppure variano? No, variano. Quelle europee sono particolarmente stringenti, ogni nazione ha le proprie e quindi per quanto riguarda le produzioni nazionali ci possono essere delle differenze anche relativamente al materiale con cui sono prodotti. Però se un prodotto valido per il mercato, faccio un esempio, statunitense, vuole essere commercializzato nel mercato europeo, deve sottostare alla normativa europea. Quindi va benissimo per il mercato statunitense, ma per il mercato europeo quel prodotto magari non va bene. Quindi va bene acquistare dei prodotti di importazione, ma fate attenzione al fatto che questi prodotti potrebbero non essere sicuri per lo standard europeo. Per il mercato europeo devono seguire certe linee guida e per quello che c'è il marchio CE. Il marchio CE garantisce che il giocattolo è conforme alla normativa sulla sicurezza in Europa. Quindi può avere l'etichetta, non so, americana, tutto scritto in inglese, ma due cose, la marchiatura CE e la traduzione, quindi il prodotto deve avere anche le indicazioni nella lingua del paese in cui viene commercializzato. Ci sono tantissimi prodotti che hanno la classica scritta in cinese vero e proprio e poi sopra è appiccicata la scritta in italiano. Allora, attenzione. Quello è già un prodotto particolare perché nasce per il mercato cinese con tutte le scritte in cinese, quindi non è destinato al mercato internazionale, è destinato al mercato interno. Poi per una serie di ragioni gli si appiccica l'etichetta in italiano o in inglese e viene buttato sul mercato occidentale. Non è detto che quel prodotto, anzi c'è il forte sospetto che quel prodotto non sia conforme alle normative europee. Quindi diffidate, ci sono tante piccole accortezze. Non fidatevi solo per il fatto che lo trovate su un banco o all'interno di un esercizio commerciale che quel prodotto sia perfetto, sia sicuro. Ci sono tanti piccoli segnali che sono quelli poi visivi, lo vedete subito se un giocattolo è di qualità e la qualità è quasi sempre sintomo di sicurezza. Bene Riccardo, io ti ringrazio anche per i consigli di questa settimana e come sempre ti do appuntamento alla prossima. Grazie, grazie veramente dell'ospitalità e buoni acquisti a tutti. Occhio alla truffa, occhio alla truffa, occhio alla truffa.